Questi versi che hai benissimo letto sono di Massimo Teofani, direi di farlo venire sul palco, almeno una prima volta, non sarà l'unica, naturalmente. Buonasera. Sei emozionato? No. Allora Massimo, vabbè, adesso reggi la testa, Non reggi un attimo, mi sentivo. Ventolo. ma guarda, è una cosa facile Posso facile. scendere, mi sono malmesso. Ah, devo andare via. Allora, caro Massimo, siamo qui perché abbiamo scoperto che sei scrittore, anche il sindaco non lo sapeva a momenti, Anche lo io lo so. sapeva manco lui. Però Massimo, prima di essere uno scrittore, è un uomo, è un figlio della comunità di Rocca Priora, è un marito, è un padre, è un nonno. Ha fatto la vita militare, ha praticato sport, è stato nel commercio, nell'imprenditoria. E quindi, prima di arrivare ad essere scrittore, è una persona che vive di sentimenti, di emozioni. Quindi, queste emozioni che già abbiamo sentito e che poi si leggeranno anche poi nel libro, penso sia una cosa più importante per presentarti. Però, io potevo farti la domanda più semplice del mondo, no? La serie di che parla il libro, come del momento. Invece mi è entrato dentro di me Gigi Marzullo perché ho letto il passo del giaguaro, il titolo, no? Ho letto lì il passo del giaguaro, ho detto: ma dove finisce l'uomo e inizia il giaguaro? Non è molto difficile rispondere a queste cose, anche perché quando ho scritto il libro ho pensato a tante cose. Prima di tutto, il libro l'ho pensato quando ho fatto i miei trascorsi militari, quindi, perché parla molto di armi, di cecchini. Ero sottotenente dell'aeronautica, a prima brigata con gli americani, e lì ho imparato a fare il famoso passo del giaguaro. Però il libro non è solo questo, il passo del giaguaro è tutt'altra storia. Quello che mi ha ispirato è stato il fatto che, leggendo, ho visto che negli antichi Maya l'uomo giaguaro è riconosciuto come un individuo molto coraggioso, determinato, che quando decide di poter giungere a una determinata o determinata questione, non si tira indietro e lo fa con determinazione, non si lascia indietro le spalle, non si fa intimorire dalle sfide. Ma nello stesso tempo, come il puma, che tra l'altro, come il giaguaro, scusate, che vive nelle Americhe, è un animale molto particolare, persegue il suo istinto. Ma è anche un animale, anche l'individuo giaguaro, un animale altruista, che cerca sempre di fare del bene agli altri. Questo è un po' quello che mi ha ispirato quando ho fatto il passo del giaguaro. Anche perché, come ha detto lui, la mia vita non è che è stata sempre una vita tranquilla. Ci sono state molte salite, sono state le discese. Le salite sempre più lunghe delle discese, comunque. E ci sono state delle cadute, tra cui cadute che poi ci vuole tanto coraggio per potersi rialzare e poter continuare, rimpostarsi, ricominciare una vita. È difficile. Il passo del giaguaro mi ha dato questa spinta. Anche i personaggi che sono all'interno del libro vivono questa situazione. Vivono un sentimento, tra l'altra parte ci sono tanti sentimenti dentro al libro: violenza, corruzione, ma ce n'è uno ancora più forte, che a volte non siamo in grado di individuare subito, è il senso del rancore, che forse è anche più forte dell'amore, perché l'amore è qualcosa che si può vedere, si legge negli occhi di chi ama, il rancore no. L'odio non si legge. L'odio è un tarlo che ti entra dentro e scava, scava, si annida. E è difficile che possa uscire così alla vista di tutti, però, a distanza di tempo, può succedere che un fatto, una questione, possa risvegliare quel rancore e l'odio ti porta a fare cose che forse non pensavi di fare. Questo è un po' che ho già introdotto la trama del mio libro.
è un forte rancore. Però il passo del giaguaro a me mi ha dato quella spinta, quella forza di andare avanti. E come il passo del giaguaro, penso che non dovremo farci vincere dalla vita, ma dobbiamo affrontarla e essere noi vincitori. Grazie, grazie molto.